Incontro con il giornalista e semiologo Stefano Baltezzaghi durante la seconda giornata dei dialoghi di Pistoia. Il tema dell'incontro è stato dedicato tutto allo storytelling e all'arte della narrazione. Ma partiamo dalla definizione di storytelling. Lo storytelling è l'arte di comunicare un evento, una storia o un prodotto in un racconto in grado di fare breccia nell'emotività di chi ci ascolta. Chiariamolo meglio con un esempio che vediamo tutti i giorni, la pubblicità televisiva. Se vi dicessimo che la nostra pasta è semplicemente buona, molto probabilmente non sareste attratti dal prodotto. Ma se vi dicessimo che la nostra pasta la produciamo dal 1800 con un'antica tradizione di famiglia, con il migliore grano scelto dai nostri esperti agricoltori, già abbiamo iniziato a raccontarvi qualcosa di diverso. Baltezzaghi nel suo incontro ha focalizzato l'attenzione su tutto quello che è narrazione, perché è storytelling la ricostruzione documentata del passato, ma è storytelling anche la fake news. Soprattutto le fake news hanno molto storytelling e per le persone appunto, che non hanno una preparazione specifica a volte è difficile capire che cosa appunto è più, ha delle basi più meglio fondate rispetto ad altre. Questi anni di confinamento hanno portato beneficio allo storytelling, le persone si sono avvicinate a questa. Beh, sono stati anni in cui si è fatto molto storytelling proprio per raccontare qualcosa che era difficile far ritornare negli schemi del passato. Quindi appunto qualcosa di completamente inedito e devo dire che appunto le persone a quanto pare hanno capito, ma poi è cominciato sono cominciati gli storytelling alternativi, perché noi non vogliamo mai pensare di sapere, non ci accontentiamo delle verità, pensiamo che ci debba essere sempre qualcosa dietro alla verità, e lì sono nate anche interpretazioni molto fantasiose e che purtroppo hanno portato dei problemi. Ecco, non abbiamo capito tutti di che cosa, a cosa dovevamo dare credito e fiducia.